Come possiamo migliorare la fiducia in noi stessi? Beh, ci sono delle regole che possiamo seguire. La prima regola è l'accettazione, cioè dobbiamo imparare ad accettarsi, riconoscersi il diritto di avere delle opinioni, dei pensieri, dei comportamenti e non avere dei sensi di colpa per ciò che desideriamo, per quelli che sono i nostri comportamenti. Perché dobbiamo imparare come primo punto ad amare noi stessi, quindi ad amare anche ciò che desideriamo, ciò che ci piace, senza dover dipendere dal giudizio degli altri. Quindi il primo punto è quello di non dipendere dal giudizio degli altri. Il secondo punto è l'affermazione di se stessi, cioè avere un comportamento assertivo, perché se mettiamo in atto un comportamento assertivo, è come se comunicassimo la nostra parte emotiva che ci amiamo, è come se comunicassimo alla parte emotiva che abbiamo stima in noi stessi, è come se comunicassimo alla nostra parte emotiva che abbiamo fiducia in quello che facciamo. Dobbiamo poi ovviamente fissare degli obiettivi. Fissare degli obiettivi è molto importante. È molto importante perché ci permette di focalizzare le nostre energie su qualcosa di specifico, focalizzare degli obiettivi, però non avendo delle aspettative particolari. Dobbiamo fare ciò che è giusto fare senza essere dipendenti dai nostri obiettivi. Noi siamo comunque delle persone che sono qualcosa in più dei nostri obiettivi, però è importante, diciamo, trasformare la luce diffusa in luce laser, quindi focalizzare la nostra energia su ciò che desideriamo. E l'ultimo punto fondamentale è quello dell'ironia, di sdrammatizzare, non vivere le cose come questione di vita o di morte. La vita è un'esperienza e dobbiamo sdrammatizzare, essere ironici sia con noi stessi che con gli altri. L'ironia, l'essere ironici ci aiuta molto nelle relazioni interpersonali, perché è un modo in cui, attraverso il quale possiamo anche far passare delle penalizzazioni. Possiamo anche dire ciò che pensiamo senza che questo scateni rabbia e aggressività nei nostri confronti. Quindi aiuta molto a migliorare le relazioni con gli altri e di conseguenza anche la relazione con noi stessi e ci permette di acquisire quella fiducia che altrimenti sarebbe più difficile da acquisire. Quindi i punti fondamentali, ripeto, sono l'accettazione, l'affermazione, il comportamento assertivo, fissare degli obiettivi specifici ed essere ironici. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog http://www.soluzionalbiz.com. Ciao a tutti!